Buonasera, grazie per la vostra presenza. Oggi abbiamo eh, voluto convocare questa conferenza stampa per presentare l'ordinanza che ho appena firmato, l'ordinanza di protezione civile 881, che attua sostanzialmente quello che ha già previsto il decreto legge 21 eh, in tema dell'accoglienza delle persone che provengono dal territorio ucraino, quindi stiamo andando avanti nel percorso che è stato tracciato dal, dal decreto legge e quindi in particolare l'ordinanza è un'ordinanza di diversi articoli, ma ci soffermeremo in maniera particolare sulla parte dell'accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento che tra le altre cose è domanda periodica che con frequenza viene riportata eh, stabilendo un po' quello che è il percorso per accedere a questi due istituti di accoglienza. E prima di andare eh, più avanti nel dettaglio io vorrei sottolineare che anche questa ordinanza è frutto di un, di un lavoro di squadra che stiamo portando avanti per eh, l'attuazione di un modello che è un modello Integrato tra quello che è il classico sistema di protezione civile con altre tipologie di attività. È un modello operativo innovativo eh, e quindi voglio veramente ringraziare tutti i soggetti, le istituzioni, gli enti, le amministrazioni che, eh, con i quali stiamo lavorando eh, per pensare questo modello e per come dire, dargli corpo eh, operativo. Che poi. Come è noto c'è non solo il corpo operativo, ma poi c'è la parte amministrativa, c'è la parte attuativa. Quindi insomma è un'attività che stiamo svolgendo veramente con grande intensità. E per questo sono qui anche e ringrazio la presenza del dottor Vladimiro Boccali, del gabinetto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il lavoro che stiamo facendo insieme, quindi avrò poi piacere. Di lasciare la parola al dottor Boccali, al prefetto Francesca Ferrandino, come sapete, capo del Dipartimento delle Libertà Civili e Migrazione del Ministero dell'Interno, ma anche commissario delegato per la gestione dei minori non accompagnati. e Ringrazio saluto eh, la vicepresidente del Consiglio nazionale del terzo settore, appena nominata vicepresidente nazionale del terzo settore, non era presente nella, nella convocazione proprio perché eravamo in attesa della. Della nomina ed è collegata a Vanessa Pallucchi e la ringrazio come dire, per la partecipazione e chiederemo poi ovviamente alla dottoressa Pallucchi anche il suo pensiero, ma intanto il ringraziamento del lavoro che anche con lei stiamo, stiamo facendo. Questo percorso, come detto, si arricchisce e lo avete visto anche dal comunicato stampa di Palazzo Chigi: si arricchisce dal punto di vista normativo anche dall'emanazione dalla firma del DPCM da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri eh, che è stato firmato ieri, che in attuazione all'adozione avvenuta, ricordo all'unanimità del Consiglio europeo del 4 marzo, regola il tema della protezione temporanea. Quindi le due cose, eh, l'ordinanza, il DPCM e le attività di accoglienza sono integrate. In un quadro normativo che eh, si sta eh, delineando e componendo in maniera diciamo, chiara. Come detto, questo DPCM stabilisce, eh, viene fatto a valle dell'adozione della, dell unanimità del Consiglio europeo che è recepito in virtù di un decreto legislativo eh, italiano, ovviamente eh, stabilisce un po' eh, le eh, attività, i permessi di soggiorno. Insomma, da corpo normativo alla protezione temporanea e quindi definisce anche in questo caso il permesso di soggiorno che viene emesso in formato elettronico e da titolo gratuito a tutti coloro che ne faranno richiesta a valle di questo DPCM e quindi stabilisce appunto il presupposto sul quale poi anche le ordinanze si va ad innestare ed integrare. E in particolare il, il DPCM stabilisce che le misure di assistenza alla popolazione vengono fatte proprio tramite le ordinanze di protezione civile in attuazione a quello che è già previsto quindi dal codi, dal, dal, dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio. Quindi, questo per dire che tutti gli atti normativi che si stanno costruendo a valle eh, dell'evento eh, sono congruenti e, e portano. Ad una filiera come dire, che nasce in ambito nazionale ma che ha collegamenti anche con le decisioni di tipo europeo. Tornando invece all'ordinanza, ehm, in particolare i primi due articoli eh, stabiliscono per l'appunto eh, l'accoglienza diffusa e il contributo di sostentamento. Allora, l'accoglienza diffusa eh, è stata declinata appunto nel decreto legge sostanzialmente come quell'accoglienza diversa da quelle che sono le forme previste canoniche, quelle casse sai previste dal Ministero dell'Interno. E quindi l'articolo 31 del decreto legge indicava che le ordinanze di protezione civile dovessero definire questa nuova forma di eh, accoglienza, eh, denominando l'accoglienza diffusa, ma in particolare dando un'indicazione precisa su quelli che erano i soggetti che dovevano essere coinvolti per eh, attuare questa accoglienza diffusa. E quindi i comuni, gli enti del terzo settore, eh, diciamo in forma, chiamiamola allargata, quindi i centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni che sono iscritte ai registri, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, insomma tutto quello che noi conosciamo come associazioni no profit che si occupano del sociale e eh, rimanda all'ordinanza di protezione civile eh, le modalità di attuazione di questa forma di accoglienza diffusa. Noi ehm, abbiamo lavorato all'ordinanza e eh, sostanzialmente abbiamo previsto questo percorso che eh, prevede, cosa che avverrà nei prossimi giorni, eh, stiamo lavorando proprio in queste ore per definire una, una pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse a livello nazionale dove noi Raccogliamo le disponibilità eh, dell'accoglienza diffusa fino a un massimo di 15.000 posti da tutti questi enti che sono citati dall'articolo dall 31. Stabiliamo i criteri di accoglienza, stabiliamo eh, le tariffe come dire, massime eh, previste pro capite per die e su questo lo mettiamo assolutamente in maniera allineata a quello che fa il Ministero dell'Interno proprio per non creare diversità economica per una fruizione di un servizio e, e ovviamente passeremo alla valutazione di queste disponibilità fino a una stipula di una convenzione per singolo ente, associazione, organizzazione che ci consentirà poi di attivare questi porsi a livello territoriale. I comuni sono pienamente inseriti in questo meccanismo, tant'è che a valle di questa stipolo della convenzione noi prevediamo degli accordi specifici comunali una volta che sono definiti l'attivazione dei posti e quindi mettiamo a disposizione del livello territoriale una sorta di eh, raccolta di manifestazioni di interesse che facciamo a livello nazionale. Questo per scaricare anche amministrativamente quelle che sono le attività eh, amministrative che seguono a queste attivazioni ma anche perché dobbiamo mantenere un quadro Conoscitivo nazionale perché ripeto questa misura oggi è eh, prevista per 15.000 posti. Sul tema dei 15.000 posti vorrei sottolineare che tutte le misure che sono previste nell'ambito dell'accoglienza hanno una limitazione tra virgolette dei posti, anche perché noi dovremo capire questi nuovi istituti come verranno attivati. Ricordiamoci che noi stiamo venendo incontro a delle esigenze che sono di queste persone, quindi capiremo anche dal numero di attivazione di proposte. E quanto queste misure, come si dice in termine tecnico, tireranno l'una rispetto all'altra? E questa è un'attività molto importante che noi vogliamo fare, eh, diciamo, anche con il territorio, ma soprattutto responsabilizzando gli enti. Questa nuova attività, questa nuova eh, procedura che noi stiamo costruendo insieme, e, e io, qua, voglio ringraziare anche ovviamente la conferenza delle regioni. Voi sapete che per l'emanazione dell'ordinanza c'è bisogno dell'intesa, quindi abbiamo lavorato da un punto di vista tecnico per diversi giorni su questo e anche l'Anci che ovviamente è all'interno di questo meccanismo un punto nodale e anche su questo noi stiamo ragionando, possiamo dire sia come parte tecnica sia come governo, anche con Anci per cercare di capire lo sforzo che i comuni oggi stanno facendo, che misure, come dire... Poter immaginare per aiutare anche i comuni che certamente sono i soggetti su cui grava molta di questa attività al di là della costruzione che noi facciamo a livello centrale e con i coordinamenti regionali. La seconda misura è una misura appunto che eh, prende il nome di contributo di sostentamento. Su questo abbiamo visto che eh, c'è stato anche in via di comunicazione forse qualche fuoriuscita, abbiamo letto come dire anche eh, tariffe un po', portiamo le cose a come stanno, Questo, questa logica del contributo di sostentamento nasce così come è stato richiesto dai territori, dalle comunità e eh, anche un po' quello che prevede il fatto della, eh, della protezione temporanea di consentire a chi ha trovato una, eh, soluzione parentale amicale di mantenere quella soluzione come dire attiva ricordiamoci che delle circa 72.000 persone che oggi sono entrate in Italia al netto poi di quella percentuale che ha scelto l'Italia per transitare in altri paesi europei per la stragrande maggioranza è ancora accolta nella rete parentale e amicale e quindi uno dei punti cruciali dell'accoglienza era mantenere questa rete attiva, fare sì che lo sforzo che all'interno delle famiglie e de di queste relazioni amicali eh, si sta compiendo non venisse meno, perché ovviamente grava su eh, alcune famiglie la presenza di altri componenti. E quindi in questo senso noi abbiamo previsto in una tantum eh, pari sostanzialmente a 300 euro mensili pro capite per la presenza degli adulti e 150 euro per figli minori, quindi ovviamente minore di 18 anni. Ricordo che per quello che riguarda l'erogazione di questo contributo abbiamo dovuto e troverete nell'ordinanza anche le procedure che il Dipartimento dovrà seguire per accedere all'erogazione di questi fondi, quindi nell'ordinanza all'articolo 2. Ed è descritta la procedura col quale il dipartimento si attiverà per consentire l'erogazione di questi fondi. Abbiamo dovuto sostanzialmente fare alcune scelte eh, e ci siamo posti alcuni obiettivi. Il primo era eh, come c'è stato indicato anche dallo stesso presidente del Consiglio in alcune dichiarazioni pubbliche, la celerità dell'erogazione. Noi abbiamo necessità che questo tipo di erogazione sia rapida, perché la necessità è oggi e quindi abbiamo dovuto in qualche modo anche abbandonare un po' quelle che sono le esperienze tipiche di protezione civile su queste forme che hanno dei tempi di attivazione un po' più lunghe ma perché hanno dei tempi di attuazione un po' più lunghi, quello che noi chiamiamo il contributo di autonoma sistemazione che per esempio diamo alle persone che hanno delle difficoltà a seguito di eventi emergenziali il cosiddetto contributo di autonoma sistemazione CAS da non confondere con il CAS del Ministero dell'Interno sull'immigrazione ha come dire tempi di attivazione un po' più lunghi, ma perché in genere l'erogazione poi perdura per un periodo abbastanza lungo. Quindi primo tema, celerità dell'erogazione. Secondo tema, la sicurezza dell'individuazione del beneficiario. Questo è un tema essenziale e quindi avere la certezza che chi ritira i fondi assegnati sia inequivocabilmente la persona che ne ha diritto. E infine il fatto che questa misura è una misura temporanea, come è stato descritto più volte, è per massimo 90 giorni e quindi evidentemente anche la strutturazione dell'erogazione deve tener conto del fatto che pensiamo che questa misura dopo 90 giorni non sia più prorogata, a meno ovviamente di scelte diverse. E quindi abbiamo immaginato un percorso con, che troverete, ripeto, nell'ordinanza. Stiamo individuando, il prossimo passo sarà che il Dipartimento individuerà il soggetto finanziario che ha le caratteristiche previste all'interno dell'ordinanza e che viene incontro a questi eh, tre requisiti. Nella sostanza, si tratterà di un'erogazione un cash contante presso un istituto che è in grado di erogare quella somma a valle poi dei controlli che noi faremo rispetto a chi ne fa eh, richiesta. Gli altri articoli, molto rapidamente, eh, sono articoli diciamo non meno importanti, anzi, sono articoli che consentono alla struttura dell'accoglienza e in generale anche dell'analisi dell'attività di essere portata avanti. Quindi si troveranno articoli che riguardano in gestione dei dati del personale, l'accesso al servizio sanitario che è molto importante. Anche questa è una norma che discende intanto dal concetto della protezione eh, temporanea ma che eh, consente al cittadino che è soggetto a questa protezione di accedere ai servizi sanitari eh, nazionali eh, e quindi eh, ovviamente questo come sapete era una misura anche questa finanziata nell'ambito del decreto legge con una eh, postazione economica finanziaria specifica. Abbiamo un articolo che riguarda le misure di rafforzamento sul sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, ma poi lascerò la parola al prefetto Ferrandino per l'approfondimento, così come eh, un articolo eh, successivo, l'articolo 9, che tiene conto di alcune semplificazioni operative, ma anche di questo eh, è più opportuno che ne parli eh, la prefetta. Chiudo e poi passo la parola eh, al dottor Boccali. Eh, evidenziando che noi nelle ore precedenti ad oggi abbiamo attivato la cosiddetta piattaforma Offro aiuto, se ne è parlato parecchie volte di questo schema, di questa piattaforma, ora è online, operativa, è una piattaforma che ha come obiettivo la raccolta coordinata di quelle che sono le offerte che si possono fare a supporto delle esigenze. In particolare abbiamo tre schemi di ingresso, cioè l'offerta che può fare il cittadino, l'offerta che può fare l'azienda, l'offerta che può fare l'ente, l'organizzazione del terzo settore, del privato sociale. Come avrete modo di vedere, perché so che da questo momento eh, sicuramente già si sta attivando per andare a verificare e controllare, le offerte sono differenziate e vanno incontro a quella che è la nostra idea della, non dell'offerta dell'aiuto ma della finalizzazione dell'offerta dell'aiuto perché poi ad ogni offerta noi dobbiamo chiudere il cerchio e mandare l'offerta a chi questa offerta la può raccogliere quindi è un'offerta come dire differenziata che eh, come vedrete è, eh, con una, si attiva con una procedura guidata all'interno molto semplice e intuitiva sono pochi dati ma serve appunto a razionalizzare il tipo di offerta per esempio al cittadino chiediamo la disponibilità di eh, servizi ed ospitalità, ma non di beni, perché per noi il tema del bene deve essere come dire, veicolato con una strutturazione che non può essere del singolo cittadino. Abbiamo previsto invece per le aziende che possono attivare sia beni che servizi che ospitalità. E poi infine chiamiamo il terzo settore il privato sociale. E beni e servizi, ma non ospitalità, perché l'ospitalità è inserita nel meccanismo che abbiamo appena descritto. Ecco, su questo ovviamente poi gli approfondimenti sia tecnici che operativi ci consentiranno uh, di eh, finalizzare queste offerte con i territori piuttosto che con le amministrazioni centrali, piuttosto che con chi in qualche modo ne ha eh, la possibilità di finalizzare questa, questa offerta. In particolare, e chiudo, le offerte di ospitalità che sono presenti diciamo, sia sul cittadino che sia dell'azienda entreranno in quota parte anche nel famoso avviso che noi faremo, dove chiederemo al terzo settore non solo di manifestare la disponibilità fino a 15.000 posti, ma anche di verificare quota parte di queste offerte che vengono fatte nell'ambito della piattaforma. Quindi io. Cittadino che offro la mia disponibilità, questa disponibilità verrà poi vagliata sempre dagli enti che amiamo nel terzo settore e verificheranno se possono ampliare la loro rete tenendo conto di questa offerta oppure se non ci sono i requisiti. E qua andiamo in qualche modo a ribadire quel concetto che eh, ci è stato dato come indicazione e che noi stiamo seguendo, cioè di dire che eh, la qualità del servizio è una qualità del servizio che in qualche modo. Graverà certamente sugli enti che lo offrono, poi noi avremo delle forme tra di controllo, ma qua è un tema proprio di sistema paese che si mette un po' a disposizione per dare un servizio che è il migliore possibile. Detto questo, io lascio la parola al dottor Vladimiro Boccali. Ripeto, lo ringrazio ancora una volta per la sua azione costante e continua, ma ecco, lo invito alle riflessioni che vorrà fare, soprattutto perché il ministero. È ehm, l'ente che in ordinario eh, lavora col Consiglio nazionale del terzo settore, è un po' il punto di riferimento nell'ordinario e noi che vogliamo supportare l'azione ordinaria e non stravolgerla abbiamo fatto grande affidamento su questo e devo dire il dottor Boccali sopra, tra le altre cose con l'indicazione anche del suo ministro, abbiamo avuto grandissima apertura. Quindi prego, Vladimir. Grazie. Eh, per eh, questa opportunità io aggiungo poche parole a quanto ha detto eh, l'ingegner Curcio perché è stato molto, molto chiaro. Noi stiamo eh, mettendo in campo un modello di accoglienza in una fase straordinaria che speriamo si concluda quanto prima perché eh, si conclude il conflitto e si possa diciamo. Iniziare una fase di ricostruzione che comunque non sarà semplice. Eh, eh, detto questo auspicio, eh, la, il modello che stiamo costruendo di eh, accoglienza diffusa gestita eh, con un rapporto diretto tra il Dipartimento di Protezione Civile in collaborazione con, con il Ministero, con il sistema delle autonomie locali, i comuni e le, e le regioni è un modello che si basa su una esperienza eh, consolidata nel nostro paese di accoglienza eh, e di cui parlerà eh, successivamente la prefetta, eh, ma che eh, stabilisce una modalità nuova e cioè di rapporto diretto tra la protezione civile e eh, gli enti e quei soggetti che nell'avviso poi saranno menzionati, quelli di cui si parla nel, eh, nel DL21 e che ha illustrato eh, l'ingegner Curcio. Eh, penso di, di poter dire eh, in ultimo, eh, diceva l'ingegner Curcio che noi ci muoviamo in una situazione di emergenza ma. Eh, utilizzando gli strumenti che abbiamo. Penso di poter dire che in questo caso il Consiglio nazionale del terzo settore, che è l'organo che la, la riforma ha previsto come eh, eh, luogo di confronto, di, di rappresentanza, di, di supporto eh, del, del governo a, eh, sui temi che riguardano appunto il terzo settore, eh, abbiamo messo in campo una forma di coprogrammazione come prevede eh, come prevede la legge, come ha confermato la sentenza della Corte Costituzionale, come strumento di eh, rapporto tra pubblico e privato e sociale nella gestione di servizi come questi. Eh, prima considerazione. Seconda considerazione: eh, noi chiediamo una grande eh, responsabilità agli enti di terzo settore. E ci interfacciamo con le reti, il che non vuol dire che eh, all'interno di queste reti, eh, che per dargli un nome, per capirci, per atterrare, possono essere la Caritas, possono essere l'ARCI, possono essere il Sistema della Cooperazione Sociale, eh, debbano essere per forza quei soggetti già appartenenti a queste reti, come veniva ricordato, ci può anche essere la piccola associazione o il piccolo nucleo familiare o nuclee di famiglie che si mettono insieme, eh, decidono però di farlo eh, all'interno di un sistema di soggetti che lo Stato conosce perché stanno nei registri eh, presso il Ministero del Lavoro piuttosto che del Mise, piuttosto che nelle persone giuridiche. Eh, di, di, del Ministero degli Interni, insomma delle, delle prefetture, cioè noi chiediamo un grande senso di responsabilità perché eh, chiediamo a loro di, di, di farsi carico di un modello che gestiamo in emergenza e, eh, eh, e gli chiediamo un senso di responsabilità nella costruzione di percorsi che sono direi quasi individualizzati. Noi parliamo di un'accoglienza diffusa, non stiamo parlando della grande struttura, non stiamo parlando. Del, di luoghi in cui ci sono eh, centinaia di persone, ma luoghi che possano diciamo così costruire una eh, accoglienza a, a, a chi viene da una situazione eh, di, di dramma. Eh, L'ultima eh, cosa veramente che voglio dire, non voglio rubare tempo e poi lasciare eventualmente spazio a domande, eh, eh, diciamo a, de, de, da parte vostra è eh, il fatto che questo modello nasce in una stretta sinergia con le autonomie locali, come veniva detto, perché eh, il, diciamo, il tema è l'accoglienza, ovvero dare subito un luogo di ricovero eh, per i cittadini che eh, arrivano nel nostro paese dai, dai luoghi del conflitto, ma è anche costruire un percorso di accoglienza che, come dicevo all'inizio, eh, speriamo che sia il più breve possibile e che possa anche eh, mettere in campo quel sistema di servizi che nel territorio esistono e che è necessario eh, attivare. Cioè, non pensiamo che il problema sia risolto nel momento in cui abbiamo trovato, per essere chiari, il, il, il posto letto e il pasto caldo, che è ovviamente fondamentale. Ma Dobbiamo costruire percorsi di inserimento nella società, percorsi dentro la comunità e è ovvio che, come sapete, eh, non è eh, diciamo sempre un tema semplice, soprattutto quando si spengono, in questo caso come speriamo, eh, eh, la, la, i fari, l'attenzione e quant'altro. Non è eh, secondario questo, questa responsabilità che, che chiediamo ai, agli enti del terzo settore del privato sociale. Eh, io voglio ringraziare. Eh, Vanessa Pallucchi, che in questa sede interviene appunto come vicepresidente del Consiglio nazionale del terzo settore, il presidente è il ministro evidentemente, eh, perché si sono, si sono assunti, come dicevo, si stanno assumendo una grande responsabilità. Il presidente del Consiglio nelle sue comunicazioni alla Camera ha più volte detto. Eh, che eh, si, si, si basa molto l'accoglienza anche sul supporto di questi soggetti, ma del resto l'abbiamo visto molte volte nel nostro Paese che ci si basa sul eh, supporto del, della società civile organizzata e mi permetto di dire che se questo modello eh, funziona eh, può funzionare anche per un'accoglienza che costantemente e la, la prefetta sa meglio di me di che cosa parlo nel nostro Paese eh, gestiamo e che si possa affrontare diciamo, al di là delle, eh, dei proclami e delle, delle dichiarazioni eh, diciamo, nella quotidianità e in un rapporto di fiducia reciproco e di rapporto nuovo che costruiamo tra Stato e eh, la nostra società civile organizzata. Grazie, grazie, grazie Io a questo punto lascerei la parola proprio al vicepresidente, neo -vicepresidente del Consiglio nazionale del terzo settore, Vanessa Pallucchi, le auguro ovviamente un grande in bocca al lupo per questo lavoro e la ringrazio per quanto già abbiamo fatto insieme. Ma ecco, ci derrei a una sua eh, considerazione, valutazione, quello che riterrà opportuno dire. Grazie. Grazie, Ingegner Curcio. Buonasera a tutti. Grazie per gli auguri e grazie alla Protezione Civile per il raccordo che sta facendo in questa complessa situazione. E, mh, quello riprendo un po' quello che diceva Vladimiro Boccali: stiamo tentando, con questa modalità un po' di condividere alcuni processi, di costruire anche un nuovo modello oh, di accoglienza. Ovviamente, eh, riuscire a programmare una risposta a, a, a un evento così straordinario e così anche stravolgente per certi versi. Eh, è una risposta probabilmente di cambio di paradigma anche un po' dell'accoglienza in genere. Ovviamente in questa sarà una situazione e un laboratorio eccezionale proprio anche per eh, l'emergenza che, che lo caratterizza, ma l'accoglienza che stiamo cercando di mettere in piedi è un'accoglienza di prossimità integrata e di cura, che prevede non solo un'accoglienza appunto di ospitalità. Ma anche un vera e propria inserimento di queste persone e di queste realtà all'interno dei territori e delle comunità. Eh, per rendere possibile questo, come eh, Consiglio nazionale del Terzo Settore abbiamo oh, lavorato proprio con la protezione civile nel costruire un insieme di condizioni sulla base delle esperienze e delle competenze che hanno le organizzazioni che appunto eh, fanno parte del Consiglio nazionale del terzo settore perché questo modello sia praticabile perché è un modello che per il momento non, non è praticato sul nostro territorio nazionale eh, che sia eh, diciamo accessibile agibile realmente alla possibilità degli enti del terzo settore di fare questo ruolo di facilitazione e di intermediazione. Ovviamente, eh, nell'ordinanza nell che vediamo è, è, è stabilita un po' l'architettura eh, di, di, di un modello appunto diverso anche di accoglienza diffusa. Noi abbiamo l'aspettativa poi di lavorare e di vedere i contenuti anche degli avvisi che devono un po' contenere quelle condizioni che noi abbiamo richiesto, anche perché l'attenzione particolare che va data a, non solo ai rifugiati in senso generale, ma in particolare anche a situazioni peculiari come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, non autosufficienti. Poi all'interno, a proposito di cura, ci saranno tante specificità a cui dover dare delle risposte. Um, Sarà molto importante che questo spirito di coprogrammazione e coprogettazione a cui faceva riferimento eh, Vladimiro Boccali accompagni i processi di accoglienza territoriali con procedure trasparenti e questo è quello che stiamo appunto insieme tentando di fare, ma anche a proposito di enti locali, comuni che hanno un ruolo strategico anche però procedure amministrative agili che consentano agli enti del terzo settore di riuscire a fare in un'autentica eh, collaborazione eh, di cogestione e anche di co programmazione con gli enti locali eh, in modo di eh, riuscire a, a costruire sia questo modello sia un'integrazione un e un'accoglienza diffusa autentica. Eh, su questo, in questi giorni che abbiamo lavorato, le reti del terzo settore le organizzazioni sono pronte, eh, non ovviamente con orgoglio, un po' diciamo che anche l'accoglienza che per il momento è stata fatta eh, sia in, nel, nelle, negli ambiti eh, che dove c'è la, la guerra sia in Italia. Eh, già è stato attivato, il terzo settore già è attivo e ha cercato di dare risposte, accoglienza e messo a disposizione le proprie competenze, i, pro i propri strumenti e le proprie esperienze eh, per eh, dare eh, un, un riscontro a quello che sta accadendo. E, mh, ovviamente quello che noi eh, contiamo di fare eh, è, è di agire in un contesto di reale sussidiarietà in questo lavoro, cioè dove ci sia un impegno forte e una definizione forte eh, dei soggetti istituzionali e pubblici e dove il terzo settore possa dare il suo contributo qualitativo soprattutto affinché eh, questo processo di accoglienza dei profughi si possa eh, concretizzare eh, in una modalità come l'abbiamo definita e descritta. Grazie alla dottoressa Pallucchi, grazie per queste riflessioni. Prefetto Ferrandino. Buonasera. Un brevissimo cenno a un contenuto importante dell'ordinanza appena firmata dal capo Dipartimento Curcio sul tema dei due pilastri su cui si fonda l'accoglienza dei cittadini stranieri che ospitiamo sul territorio italiano. Quindi il sistema dei centri di accoglienza straordinaria è il sistema SAI. Grazie a una proficua e profondo ehm, scambio di idee, eh, soprattutto con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con il Dipartimento della Protezione Civile, con gli altri autori istituzionali che sono coinvolti, il tema dell'accoglienza che tiene conto della specificità delle persone con le quali ci misuriamo, sono state adottate delle disposizioni che semplificano le procedure di aggiudicazione dei contratti sia per i centri di accoglienza straordinaria che, come sapete, vengono gestiti sul territorio dalle prefetture, sia per il sistema di accoglienza e integrazione che vengono gestiti grazie ai preziosissimi contributi e ai preziosissimi progetti che, d'intesa con il Ministero dell'Interno, i comuni Redigono. Quindi, eh, in relazione a questo, anche i centri di accoglienza straordinari, e SAI, potranno godere delle procedure di semplificazione per l'aggiudicazione e quindi essere resi eh, in consone alle esigenze emergenziali con le quali ci stiamo misurando. Parliamo ora del eh, piano dei minori stranieri non accompagnati. Un piano che. Intanto mh, è stato redatto nel solco di quanto già statuito dall'ordinamento giuridico italiano e che considera assolutamente prioritario l'interesse del superiore interesse del minore. L'incipit è questo ed è ciò che l'ordinamento giuridico italiano già sottopone all'attenzione delle persone, delle istituzioni che sono deputate alla gestione del minore non accompagnato qualunque sia la sua provenienza, qualunque sia il colore della sua pelle. Un focus particolare è stato eh, realizzato per i minori ucraini. Perché? Perché abbiamo osservato che la stragrande maggioranza di queste persone hanno anche un'età che va al di sotto dei 14 anni. Quindi il piano tende a garantire che cosa... Ciò che l'ordinanza 876 del Capo Dipartimento Curcio ha specificato a chiare lettere, e cioè il coordinamento delle misure e delle procedure che sono finalizzate all'attività di assistenza dei minori non accompagnati. Da cosa parte questo piano? Parte dalle procedure di ingresso nel territorio italiano dei minori non accompagnati e quindi dalla definizione di minore non accompagnato che è stata più volte ribadita dagli organi di giustizia che si occupano di questo argomento nel momento in cui viene sottoposto alla loro attenzione. Quindi parte dalle procedure di ingresso ed evidenzia una grandissima necessità sulla quale bisogna, per favore, bisogna porre un'attenzione importantissima e cioè la segnalazione, la segnalazione alle questure, ma perché il piano sostiene che è importante la segnalazione alle questure. In realtà la prima parte ti dice un chi fa cosa. La segnalazione alle questure è importante perché serve a consentire il tempestivo intervento di chi? Dei tribunali per i minorenni e della Procura della Repubblica e dei Minorenni, ma non solo. Serve anche a consentire l'inserimento in un'importantissima banca dati che è gestita dal Ministero del Lavoro, che è la banca dati SIM che ci consente il censimento della presenza dei minori stranieri non accompagnati e quindi consente anche ai comuni di poter attivare quella catena di accoglienza, ma in che cosa? In strutture che sono debitamente autorizzate, che rispondono ad esigenze e requisiti che sono statuite dalle regioni. Quindi nel piano è contenuto... Una, il, è, stato, scusa, è stato redatto in maniera armonica, in modo da mettere a sistema ciò che già esiste nell'ordinamento giuridico, ma in maniera coordinata e in maniera armonica. Questo sempre nel superiore interesse del minore. Cosa c'è in più rispetto a ciò che già l'ordinamento giuridico ci ha consegnato? Intanto due esigenze di monitoraggio importantissime. Prima di tutto l'esigenza di un monitoraggio costante della presenza di minori stranieri non accompagnati ucraini nella banca dati SIM che fa capo al Ministero del Lavoro. Questo è uno strumento di conoscenza ineludibile, importante, oserei dire un imperativo categorico, perché ci dà la possibilità di seguire minuto dopo minuto la vita del minore straniero non accompagnato. Quindi è importantissimo che i comuni e gli enti che sono titolati, popolino questa piattaforma. Al momento noi non abbiamo dei grandissimi numeri, ma il lavoro è in progressivo aumento, sempre di concerto stretto e in, nel, nel solco davvero di un proficuo rapporto, e non sono parole di forma, sono parole di sostanza, con il Ministero del Lavoro. Abbiamo 475 minori stranieri definiti tali non accompagnati. Una buona parte di queste è stata affidata grazie al lavoro sensibile del Tribunale dei Minorenni alle famiglie, un'altra parte vive in istituti che sono debitamente autorizzati dalle, dai comuni e che rientrano nei parametri che sono stabiliti da regione a regione. Ma è importantissimo che chiunque abbia conoscenza della presenza di un minore definito non accompagnato e che potrebbe essere un accompagnato segnali alle questure, all'arma dei carabinieri, alle autorità di polizia la loro presenza perché possa scattare quella eh, cordata di adempimenti che sono necessari per garantire il superiore interesse del minore. L'altro contenuto che del eh, piano fa riferimento a cosa? Al monitoraggio delle strutture che sono autorizzate, quelle che vi ho citato prima e in tal senso io devo davvero ringraziare il eh, direttore Curcio che ha avuto la sensibilità di inserire all'interno dell'ordinanza una disposizione particolare che è capace di vedere in prospettiva ciò che potremmo ricevere. Praticamente grazie a quest'articolo 8 dell'ordinanza del... Capodipartimento Curcio è consentito ai comuni di derogare parametri di capienza nella misura del 25% per le strutture che sono autorizzate dalle regioni, ma che sono deputate ai bambini di età inferiore a 14 anni. Noi abbiamo un sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati veramente avanzato e molto lungimirante, perché divide nelle varie fasi della vita del minore intanto. Fa conto sull'età del minore tiene conto dei servizi che vengono resi, eh, dei servizi che devono essere resi ai bambini nella fascia da 0 a 6 anni. Noi italiani non siamo abituati ad avere diciamo, questo tipo di, di ospiti, dai 7 ai 14 anni e dai 14 anni in su. Quindi, grazie a queste disposizioni, possiamo anche in questo caso aumentare la capienza di strutture che però devono essere strutture. Autorizzate debitamente dai comuni e che seguono i parametri delle regioni. Insomma, la nostra stella polare, sia nel piano sia nel contenuto dell'ordinanza, deve essere assolutamente il superiore interesse dei minori. Grazie. Grazie, perfetto. Adesso, qualche domanda? Prima, però, volevo eh, prima di lasciare la parola a qualche eventuale domanda. Ovviamente noi non abbiamo oggi evidenziato tutte le attività che stiamo continuando a fare di supporto sul territorio chiamiamolo estero, quindi poi se ci sarà necessità possiamo approfondire, ma insomma noi stiamo continuando anche la filiera del supporto estero, quindi in particolare con un campo in Moldavia di 500 posti che è stato allestito dalla provincia autonoma di Trento, in Slovacchia di 250 posti previsto e eh, realizzato dal, dal Friuli Venezia Giulia e eh, prosegue insomma, la filiera degli aiuti con trasferimento di materiale elettromedicali e quello che insomma, abbiamo eh, inviato in, eh, nei paesi limitrofi a supporto delle, delle azioni di accoglienza che quei paesi stessi stanno portando avanti. Però, insomma, non è oggetto della conferenza stampa ma ci tenevo comunque... Eh, ad evidenziare che anche quelle attività sono in continuo, costante eh, aggiornamento e integrazione, questo grazie al sistema, eh, ovviamente, del Paese che si è messo a disposizione. Prima domanda, Matteo Guidelli, ANSA. Eh, buonasera. Volevo capire, eh, si è parlato dell'assistenza diffusa e del contributo che verrà riconosciuto all'esito della manifestazione di interesse che è più o meno lo stesso per quanto riguarda il sistema SAI e Cassa. Quindi parliamo di una cifra attorno ai 30 euro pro capite o è un'altra cifra? Grazie. Sì, l'avviso prevede esattamente l'allineamento. Con quello che è previsto dal, dal Ministero dell'Interno, la cifra è intorno ai 30, 33 euro. Penso che sia l'ultima circolare del Ministero dell'Interno, fino a quella cifra là. Andrea Managò, Agi. Eh, salve, eh, nelle memorie di quanto avete detto, cioè del fatto che la stragrande maggioranza di queste persone arrivate finora sono in case di amici, di parenti, avete avuto modo di fare più o meno una mappatura di dove sono in questo momento, se ci sono zone geografiche che sono state preferite per uh, vari motivi o se si sono, queste persone si sono sparse un po' su tutto il territorio nazionale? Allora, eh, dal, da quello che abbiamo noi come informazioni, le persone si sono sostanzialmente aggregate eh, proporzionalmente a quelle che erano le comunità eh, presenti più forti in ambito nazionale, quindi sicuramente Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, abbiamo Toscana. Eh, in Campania, eh, diciamo la mappatura precisa eh, non si può fare nel, nell'idea puntuale che uno pensa, perché ovviamente queste persone eh, per entrare in Italia non hanno necessità tra virgolette, né, né di visto né di altra autorizzazione. Adesso con il DPCM che prevede la richiesta del permesso di soggiorno per protezione temporanea, qualora volessero. Aderire a questo istituto di protezione temporanea si dovranno come dire, manifestare alle questure e quindi avremo una mappatura più precisa, però per i primi 90 giorni queste, queste persone sono come dire, libere di, 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 essere, di, di, di girare nel nostro territorio senza particolari vincoli, quindi conosciamo bene laddove c'è la richiesta tra di assistenza specifica. Eh, per il resto lo conosciamo perché sappiamo i flussi maggiori, ma il dettaglio della mappatura specifica no. Abbiamo i numeri comunque affidabili. Eh, non... Vincenzo Adornetto, Di Gila 7. Buonasera, una domanda. Intanto, se, la richiesta del, se il contributo di sostentamento è subordinato alla richiesta del permesso di soggiorno? E, e poi, a proposito della celerità dell'erogazione che è invocata dal presidente Draghi, è, pass è passato un mese dall'inizio della guerra, siamo all'ordinanza. e Diceva l'ingegnere Curcio, bisogna trovare il l'ente erogatore e poi individuare i beneficiari. Ecco, i tempi quali sono? Diciamo, in, in prospettiva per arrivare a chi ha diritto a questo contributo a poterlo percepire materialmente, andare in banca e prendere questi, questi soldi cash? Sì, noi avevamo proprio bisogno del, del DPCM che, in qualche modo, stabilisse eh, la procedura per accedere alla protezione temporanea: nel senso che se non c'è il permesso di soggiorno per accedere alla protezione temporanea, noi non possiamo identificare il soggetto e fare anche i controlli, cioè che il soggetto non sia magari. Eh, già eh, destinatario di altre misure. Noi abbiamo messo in piedi la procedura d'ordinanza che renderà questo il più celere possibile e quindi tutte le procedure che vedete nell'ordinanza sono procedure come dire, in termini di urgenza. Ovviamente ci sono dei tempi tecnici e eh, voi potete immaginare che eh, la richiesta, la formalizzazione e l'erogazione Sarà rapida, nel senso che abbiamo predisposto anche uno strumento informatico perché ciò avvenga. Quindi appena la richiesta verrà presentata arriverà da un punto di vista informatico anche al Dipartimento che farà le verifiche e quindi ci sarà l'erogazione. Se le vuole sapere i giorni non sono in grado di dirglieli, però sono in grado di dire che insomma, stiamo veramente cercando di mettere in piedi la procedura amministrativa in maniera che sia la più rapida possibile proprio per venire incontro a quello che ci ha richiesto il presidente Draghi, ma che poi è anche la necessità, cioè che queste persone abbiano accesso a questi fondi in maniera diciamo il più celere possibile. Adesso lei fa la solita domanda, giorni, le ore, i minuti, i secondi. Il nostro obiettivo è di essere il più rapidi possibili se vuole glieli posso dare in secondi, ma in migliaia di secondi, in centinaia di migliaia di dieci secondi, noi faremo in maniera che sia il più rapido possibile. Ci sono ovviamente dei controlli che dobbiamo fare anche per evitare di dare i fondi alle persone sbagliate, però insomma, abbiamo costruito i presupposti, gli strumenti sono d'urgenza, le assicuro che qua siamo H24, qua come dalle altre amministrazioni, quindi ce la metteremo tutti. Noi saremo come dire, i primi a essere contenti se riusciamo a farli il prima possibile. Ecco, non c'è nessuna volontà di ritardare ma anzi di accelerare. Poi vi prego non mi mettete il, 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 il cronometro perché mh, non sono in grado di darvi un timing così deciso. Non ci sono altre domande. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie Vanessa, arrivederci.